di mattina e questa è la mia faccia mattutina stamattina e niente, questa mattina videovlog perché oggi è un giorno importante, dopo capirete il perché e volevo condividerlo con voi. Spero che questo videovlog vi piaccia, spero che l'idea vi piaccia. E niente, sono ancora in pigiama e nel letto. E niente, quindi adesso vado di là a prepararmi perché anche se sono le 5:30, quindi è presto, è tardi per me perché dovrei essere già pronta perché fra poco passano a prendermi. Quindi ci vediamo dopo. Allora, quando sono le prime andare, anche Valentina se ne consiglia da poco. Ma per favore! Il tutto più bello di un cammino nei confronti di un'altra parte. Pensate, due anni? No. Vi faccio vedere un piccolo angoletto di Napoli, o perlomeno di Ercolano, più che altro. Guardate che bella stanza, e sono tutte così queste stanze di questa villa che, in cui faremo poi la manifestazione. Diciamo esaminazione dell'abito è appena finita. Non sono molto convinta della situazione, ma tutto sommato, insomma, diciamo che è andata bene, nel senso la realizzazione è tutto ok, l'idea mi piace, però non mi hanno convinto molto i giurati. Non lo so, vabbè. Comunque sono nel giardino della villa, veramente carina, adesso ve la faccio vedere. Qui c'è una fontana. E oltre queste piante c'è il mare, che vi faccio vedere subito. Spero che comunque, nonostante tutta la situazione, nonostante tutti tra virgolette i difettini dell'abito, vada tutto bene, nel senso che a me piace tantissimo, l'ho fatto veramente con il cuore e niente, spero che piaccia anche a loro. Adesso vi faccio vedere, diciamo, qualche altra scena di questa villa veramente veramente bella, a parte questo, che sembra la discarica, ecco, insomma, però poi per il resto vi faccio vedere tutto. Allora, a questo punto della giornata dovremmo vestire le modelle, non so se andiamo prima a mangiare o vestire le modelle, quindi mi aggiorno e vi faccio sapere. Allora, siamo appena
appena arrivati nell'albergo finalmente, quindi abbiamo fatto, diciamo, sia la prova dell'abito sulle modelle che diciamo, abbiamo fatto visionare l'abito alla giuria e niente, quindi adesso ci dobbiamo preparare appunto per la serata e niente, quindi vi faccio vedere un po' la stanza d'albergo. È un albergo veramente carino, è strutturato in, diciamo, diverse palazzine, in ogni palazzina ci sono un tot di stanze. Allora, la mia stanza è una doppia e partiamo dall'ingresso. Allora, c'è questo corridoio dove qui c'è questa panca dove si possono appoggiare le cose, poi c'è l'armadio. E dopo fatto il corridoio si entra nella stanza vera e propria, dove c'è questa scrivania con la televisione, uno specchio enorme, è una postazione make-up perfetta ad avercela a casa, non fate caso agli stivali ma io ho già tolto le scarpe. Poi di qui abbiamo i due singoli, i comodini con appunto il telefono e di qua c'è un'altra scrivania piccolina. E poi all'esterno, se riesco ad aprire la tenda, c'è un piccolo balconcino dove poi va a ridare nel parcheggio dell'albergo. Ecco qui, quello è l'ingresso. E adesso vi faccio vedere il bagno. Questo è il nome dell'albergo, quindi Villa Signorini. Vi faccio vedere un attimo il depliant. Allora, eccolo qua. Questo è l'albergo dall'esterno, quindi come potete vedere è veramente bello. E poi dei piccoli particolari della sala, delle camere e della sala di riunioni, congressi di riunioni, quello è. Questo è il bagno, come potete vedere è molto molto spazioso, parte il lavandino e la doccia, insomma un classico bagno da hotel. E niente, quindi adesso mi preparo e poi magari ci vediamo più tardi per appunto, diciamo, la parte della sfilata, ecco, insomma.